Colazione, pranzi, aperitivi e la sera giro pizza, gastronomia, pane, dolci e molto altro. Il Rifornaccio, in Viale San Concordio, è aperto dalle 7 alle 23 per tutti i giorni di Lucca Comics and Games. Il Rifornaccio, buono come il pane. Nello storico auditorium di San Francesco si è tenuto oggi, 30 ottobre, il tradizionale evento dedicato ai cosplayer, il Lucca Cosplay Contest. I numerosi personaggi di serie TV, cartoni animati e film si sono susseguiti sul palco, sfidandosi con rappresentazioni teatrali, pose eroiche, balletti e scene tratte da più famosi episodi di anime. A dirigere il contest, un cosplayer dalla lunga esperienza, Giorgia Vecchini, la prima campionessa mondiale del prestigioso premio World Cosplay Summit in Giappone. Ma nell'edizione dei record di Lucca Comics and Games non poteva mancare una giuria d'eccezione, composta da artisti e costumisti di fama, come Andrea Leanza, vincitore del premio David di Donatello 2021, come miglior truccatore per la trasformazione di Pier Francesco Favino in Bettino Craxi nel film Amamette di Gianni Amelio. Al suo fianco Denis Boccacci, che dirige e presiede il gruppo di lavoro Andrea Leanza Creatures FX. Francesca Maria Brunori, costumista di grande esperienza e talento, attualmente al lavoro sul film ambientato a Lucca del regista Peter Greenaway, dal titolo Lucca Mortis. Anna Maria Quaresima, in arte Anna The Taken, una cosplayer rodata che da 18 anni si è specializzata nella realizzazione di costumi di scena. Ultimo membro della giuria, Elisa Neconeco Art Cosplay, famosa per i suoi 100 costumi dall'arte sartoriale raffinata e dalle rifiniture sceniche.